Innanzitutto devo dire, devo dare atto a te direttore e alla televisione. Io nei primi mesi dopo essere stato insediato, invitato dal presidente, venni alla scuola al comitato e tu fossi uno dei primi a sollecitare l'attenzione di questa contrada. Questo è il primo lavoro che faremo e quello più importante. Se abbiamo messo questo tempo, il presidente lo sa, è perché abbiamo dovuto fare un vero e proprio progetto, perché ci sono dei gabbioni, io non sono un tecnico, lui potrà spiegarvi, quindi abbiamo dovuto fare un progetto di una certa importanza e trovare determinate somme per farlo. La contrada ha ancora bisogno di altro, cercheremo di fare un po' di pulizia, cercheremo di risolvere la questione che c'è giù dove c'è l'isola ecologica con il comitato di quartiere, con Gianni, con Clara, c'è l'intenzione di riuscire a mettere in quella zona anche una pensilina per gli studenti che prendono autobus per tutti, in particolar modo gli studenti d'inverno e che non trovano riparo, aspettano l'autobus spesso anche sotto l'acqua, eccetera. Questa è una delle contrade a cui stiamo dedicando, come tante altre, attenzioni. I prossimi progetti per la contrada, che sono tantissimi, quelli più impellenti, allora, di cui tu appunto ti impegnerai a cercare di portare avanti. Sì. Sicuramente c'è l'aspetto dell'ambiente e della sicurezza, una cosa che si può unire con la videosorveglianza, in quanto se mettiamo delle postazioni di videosorveglianza, come già ne ha qualcuna, fortunatamente siamo riusciti ad ottenerla, non teniamo solo d'occhio il problema dei rifiuti, dello sversamento illecito, ma abbiamo anche un occhio sorvegliato dalla Polizia Municipale che ci dà contezza di chi entra ed esce dalla contrada, che questi sono purtroppo i problemi che si sono verificati, come sappiamo purtroppo dalla cronaca, gli episodi di furti nelle abitazioni. Quindi questo è sicuramente uno di quelli importanti che peroreremo come causa. Vorrei approfittare anche per spendere due parole e fare un appello alla comunità, in quanto spero che guardino sempre di più con occhio meno cinico a certe situazioni. Questi magari sembrano dei piccoli movimenti, però mettono in funzione tante situazioni. Quindi il lavoro può essere considerato una piccola parte, magari c'è chi dirà ma bisogna fare questo, ma bisogna fare... Si possono fare tante cose, però cominciamo da questi piccoli punti che non sono così piccoli e portiamo avanti tutti i nostri obiettivi.